considerato noi. Cioè, nell'elenco io leggo accantonamento per rischi su contenziosi Deco Spa e Sogesa Spa, però del contenzioso con l'eventuale col comune di Giuliano qui non c'è scritto. Cioè, non so se no, perciò che adesso entrare proprio talmente nei tecnici, io non... No, entriamo volentieri nel dettaglio, perché è importante ed è giusta la questione. Cioè, leggo che l'accantonamento per i rischi contenziosi parla solo di Deco Spa e Sogesa, poi c'è un altro accantonamento. Sì, c'è l'accantonamento. 200.000 euro è quello che diceva Vanni per gli extra, che quelli che non hanno aderito. Sì. Spiego subito, diciamo, l'accantonamento, essendo il conto intestato a una partita creditoria verso un cliente perché si trattava di servizi, l'accantonamento lo ritroviamo alla voce fondo rischi su crediti verso clienti. Sì, orientativamente dovrebbe essere pagina 46 del progetto di scissione che è stato depositato presso la Camera di Commercio di Teramo. Prego. Grazie, dottor Ottolani. Vice sindaco, lei interviene adesso? Sì. Allora iniziamo il giro di repliche. L'assessore Panni deve... No. Allora, giro di repliche. Prego, consigliere Francioni. Grazie presidente, io sarò brevissimo. Intanto ringrazio sia il dottor Ottolani che il dottor Di Matteo per i chiarimenti. Ripeto, ecco, chiaro, visto la complessità della materia, quindi mi fermo qui. E, se qualcuno forse non l'aveva capito, che il sindaco, dopo l'intervento che ha fatto, si candiderà sicuramente, perché ha fatto un intervento quasi di campagna elettorale, fermo restando che poi purtroppo ai cittadini tornano sempre i problemi, perché poi di tutto il discorso che ha fatto, anzitutto secondo me ancora, cioè questo è un progetto che viene presentato al Tribunale, il Tribunale deve ancora dare il suo assenso per la verifica finale, quindi non ci scordiamo che sì, noi abbiamo fatto dei bei discorsi, ma ci sarà qualcuno che dovrà poi ratificare, e noi ce lo auguriamo che sia positivo. Ma il ragionamento che ha fatto il sindaco, cioè io non ci volevo ritornare, infatti sull'intervento non avevo per niente preso posizione, per quanto riguarda il discorso che ha ripercorso i debiti della Sogesa. Beh, se c'è stato un comune che non ha pagato Sogesa è il comune di Giulianova. Noi qui abbiamo tutto il famoso le fardelle delle le fatture non pagate, e addirittura non sono state manco protocollate nell'anno di competenza, e ci auguriamo che qualcuno faccia chiarezza definitivamente una volta per tutte. C'è un elenco di fatture, seppur protocollate, non pagate. Cioè, questi sono i veri problemi, ecco perché la Sogesa è fallita. Anzi, e poi il giorno dopo, il giorno 16 di dicembre 2011, era già pronto un contratto di servizio con la ditta ecologica Sago. E qui stanno i soldi purtroppo della nostra città, dove sono andati a finire. Cioè, questi sono i risultati di questa amministrazione, che è stata, secondo il mio punto di vista, però rimane il mio punto di vista, fallimentare sotto questi aspetti, perché poi alla fine se ne stanno accorgendo adesso i cittadini quando ricevono la bolletta a casa, e l'ultima tranche si pagherà, questo è il 31 di gennaio, e quindi questi sono i dolori. Se poi il sindaco ci vuol fare lo spettacolo, ci ha fatto un po' di teatro. E da parte dell'assessore, cioè, mi aspettavo un qualcosa, cioè, sulla mini IMU. Io non ho capito lei cosa, cioè, che c'entrava questa sera la mini IMU in questo discorso, perché io ero più contento di pagare la mini IMU di 30 euro, no? Non che parlare, cioè, perché noi abbiamo fatto anche un documento per, cioè, ci sono circa 6.000, più di 6.300 comuni che non hanno messo la mini IMU,
non significa niente. Che significa? Se poi il comune di Giulianova è stato quello che ha applicato la maggiore tassa, il 10,6% su tutte le attività, fermo restando in alcune attività al 9,6%, quindi ha incassato molto di più rispetto ad altri comuni che hanno mantenuto il 7,6 per mille sulle seconde case. L'addizionale IRPEF, noi siamo, cioè adesso questi sono argomenti di bilancio, ma io mi aspettavo da parte del sindaco, che in campagna elettorale, però da lei assessore, cioè, no? Che un cittadino vorrebbe pagare più 30 euro, adesso saranno più difficoltà delle file, ma pagare molto meno sulle seconde case e sulle attività economiche, perché noi non ci rendiamo conto il danno che andiamo ad arrecare alle imprese, alle attività economiche, sono quelle che poi creano i posti di lavoro. Noi abbiamo messo la tassa maggiore sulla TARSU e l'addizionale IRPEF più alta e addirittura il 10,6 per mille sulle attività economiche. Questo è il danno che viene fatto. Ripetiamo, io non penso che questo, tutto questo ragionamento approdi a qualcosa di positivo. Però purtroppo noi come gruppo Progresso Giuliese non votiamo favorevolmente, votiamo contrari, perché queste storie, ripeto, sono 5 anni che ne sentiamo parlare, ma i risultati sono sempre negativi. Speriamo che questa volta avete ragione e che ci possa essere veramente un futuro, come diceva il dottor Di Matteo, che possa riportare, diciamo, l'attività CIRSU o Nuova Era, come si chiamerà, a risultati migliori. Grazie. Grazie consigliere Francione.